oggi madre ci hai riuniti qui. Chiesa sarda in festa, siamo noi. Sotto questo cielo, per lodare insieme a te Gesù. Dalla Spagna si è arrivata a noi, hai placato il mare ai marinai. Donna della pace, madre santa, madre di Gesù, volgi il tuo sguardo. Mariano, quale senso e quale significato attribuisce? Beh, intanto anch'io delle grazie da chiedere alla Madonna di Bonaria, vengono tutti coloro che hanno problemi, grazie da ottenere dal Signore, anche il Vescovo ne ha tante, ma sento anche che la mia presenza deve essere la presenza di tutti quelli che non possono essere qui, quelli che non hanno potuto uscire di casa e anche di quelli che non ci pensano, ma poi un giorno arriveranno i piedi di Maria. Vorrei mettere nelle mani di Maria la preghiera di tutti, di quelli che non hanno potuto venire, e anticipare la preghiera di quelli che in questo momento non pregano, non sentono il bisogno di pregare. Il giorno in cui verranno i piedi di Maria scopriranno che Maria li aspettava e che c'era già qualcuno che aveva pregato per loro. Dunque una presenza che mi carica di responsabilità, ma anche di gioia, di giusto orgoglio per poter svolgere questo compito di preghiera per tutti. Eccellenza, ieri il Papa a Campobasso ha parlato di tre argomenti molto attuali e a lei congeniali. Sono il problema del lavoro, il problema della famiglia, il problema della natura. Ecco, come possiamo calare questi problemi nella realtà della Chiesa Santa?
Ma intanto quando il Papa tocca questi argomenti non dimentichiamoci che lui sta pensando anche a noi, perché l'ha detto, dopo la sua visita a Cagliari ha avuto occasione di ribadirlo, lui sta seguendo e anche le visite che sta compiendo, se notiamo, va nelle regioni più povere, comincia da chi ha più difficoltà proprio per il lavoro, per la famiglia e anche per l'ambiente, anche noi abbiamo dei problemi. E dunque quando il Papa tocca questi argomenti possiamo essere certi che sta pensando anche a noi e ci segue. Il Papa diventa in qualche modo un nostro alleato perché ci aiuta a stimolare coloro che hanno possibilità di agire, di intervenire, di fare delle azioni positive e propositive, e lui si fa nostro alleato, ci aiuta a stimolare questi interventi. Una delle preoccupazioni del Papa è che questi argomenti così urgenti non vengano rimandati, perché le famiglie non possono aspettare, tante famiglie vivono in una urgenza che davvero è al limite. Ecco, allora ascoltando il Papa ieri queste parole mi sono detto, ecco, ancora una volta il suo pensiero, la sua preghiera vale anche per noi, qua la prima vera regione che ha visitato dopo Lampedusa, e adesso man mano sta completando il suo pellegrinaggio nelle regioni delle povertà. Grazie Eccellenza. Stanno buttando la corona. Tu prendi però.
Come dolce, come